Circa 5 anni fa il Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva incaricato una commissione internazionale di studio, la cosiddetta commissione Chiesa, l'International Commission on Hydrocarbon Extraction and Seismicity in Emilia-Romagna, di analizzare se vi fossero state attività umane che potessero aver indotto o innescato il terremoto in Emilia nel 2012. La Commissione concluse che non poteva essere escluso né poteva essere confermato che la reiniezione di fluidi nel giacimento petrolifero del Cavone potesse aver innescato quella catastrofica sequenza, anche se oggi alcuni ritengono infondate le conclusioni di quella Commissione. In questi giorni abbiamo letto un'intervista al professor Stiles, che è stato presidente di questa commissione. Questa intervista ci pone di fronte a tre importanti elementi di riflessione. Conclusioni della commissione. Il professor Stiles conferma che non si può escludere che le attività al Cavone di Morandola abbiano avuto un effetto nel sisma del 2012. Mi sembra che abbia importanza che anche in quest'Aula sentiamo parte dell'intervista. In qualità di Presidente, lei conferma che le conclusioni della relazione finale Chiesa, nella quale si afferma che non si può escludere che le attività svolte nell'area di licenza di Mirandola abbiano avuto un effetto nel terremoto emiliano del 2012? Sì, quelle furono le conclusioni raggiunte dalla Commissione e comunicate nella nostra relazione finale. Continuo a ritenerla un rendiconto accurato delle nostre scoperte, frutto di un intenso lavoro di indagine, analisi e sintesi delle informazioni a noi fornite. E qui veniamo al secondo punto di riflessione. In questa intervista capiamo che, dalle affermazioni del professore, non tutte le informazioni furono probabilmente messe a disposizione. Il professore afferma infatti che, con il senno di poi, non sono sicuro che tutte le informazioni che avrebbero potuto essere rilevanti per le nostre decisioni siano state messe a nostra disposizione e quindi potrebbe essere prudente, alla luce degli eventi devastanti del 2012 e con un occhio al futuro, dare un'ulteriore occhiata a queste attività, considerando l'enorme e accurato lavoro svolto in merito negli ultimi anni, specialmente negli Stati Uniti. Tra l'altro la domanda alla risposta che vi ho appena letto, appunto, ricorda che nelle analisi della Commissione Chiesa si presero in analisi anche e in particolare lo stoccaggio naturale di Minerbio, sul quale appunto il professore dice che probabilmente non ha avuto tutti i dati. Terzo spunto di riflessione è il fatto che il professore afferma che ci furono interferenze sul lavoro della Commissione. Il professore dice che sono rimasto molto deluso da alcuni aspetti della conduzione dell'indagine, perché a dicembre 2013 ci fu un incontro dove Eni e Gasplus portarono ad alcuni commissari della Commissione dei dati elaborati da loro stessi che in qualche modo smentivano o venivano elaborati in parallelo ai lavori della Commissione. Tali relazioni furono presentate durante la riunione e giungevano alla conclusione che, secondo la comunità accademica, la sismicità fosse indiscutibilmente dovuta all'attività tettonica naturale. Fu anche avanzata la richiesta, rifiutata dai commissari presenti, che la Commissione Chiesa non utilizzasse la terminologia «non si può escludere che» nella relazione finale. Siccome non avevamo ancora ufficialmente pubblicato le nostre conclusioni, non si può concludere che queste fossero state comunicate in anticipo ai funzionari da qualcuno che aveva preso parte alla nostra discussione e aveva visionato i verbali. Lo considerai e lo considero tuttora uno sfacciato tentativo di interferire nel regolare processo di indagine della Commissione internazionale. All'epoca protestai nei termini più perentori possibili e ovviamente non fummo persuasi nell'esortazione a non esprimere certe raccomandazioni. Allora io chiedo all'assessore se non ritenga accettabile che ci siano state queste interferenze, che ad oggi le conclusioni della Commissione Chiesa in qualche modo vengano smentite, se effettivamente sappiamo se tutti i dati, compresi soprattutto quelli di Minerbio, visto che ci fu un test che durò 3 mesi
e che misurava a verificare la fattibilità dell'esercizio in sovrappressione del giacimento in quel periodo, e visto che Minervio in questi giorni è oggetto di questa richiesta, e quindi se non ritenga che dobbiamo riattivare la consulenza della Commissione Inglese fornendo questa volta tutti i dati disponibili. Grazie. Peter Stais, nell'intervista citata dal consigliere Bertani, ribadisce ovviamente il valore delle conclusioni della Commissione da lui presieduta, come un intenso lavoro di indagine e un rendiconto accurato. Forzarne il pensiero per un obiettivo di parte è quantomeno una caduta di stile. I punti sono tanti, ma i dirimenti sono due, la faglia e la sovrappressione. La faglia non è attiva né capace per i geologi e la stessa ISPRA conviene. Significa che nelle diverse cartografie, compresa quella ISPRA, sta sotto sedimenti fermi da almeno 800.000 anni. La sovrappressione ha superato la valutazione di impatto ambientale presso il Ministero dell'Ambiente. Io confermo che l'intesa regionale è ferma e resta ferma perché, come abbiamo detto anche pubblicamente, la scelta è del Governo ed è dal Governo che occorre attendere risposte. Certamente non mi ritengo soddisfatto, perché la domanda che tutto questo ci pone di nuovo è: vale veramente la pena giocare con queste forze in campo, queste forze della natura, per estrarre o stoccare gas per il famigerato hub europeo? Perché il tema è questo: le evidenze ci dicono che può esistere una correlazione. Anche Stiles nella sua intervista cita fra l'altro nuovi studi pubblicati anche recentemente su Science, che ci dicono che ci sono in alcuni casi delle correlazioni. Allora, se la matrice di rischio ci dice che per un evento, per quanto improbabile, è però possibile, e se contestualmente la magnitudo di questo evento può essere potenzialmente catastrofica, allora perché, per il principio di precauzione, metto in atto tutte le attività preventive possibili, e le attività preventive possibili non possono essere di monitoraggio, ma sono solo il non effettuare le attività di sovrappressione. Perché anche qui la contrapposizione fra studio Cavone e studio della Commissione Chiesa è uno studio fra modellistico e statistico. Entrambi hanno una dignità ed entrambi sono giunti a conclusioni diverse, e altri studi giungono a queste conclusioni. Per Minervio stiamo seguendo attentamente e ci piacerebbe anche avere il verbale del parere negativo, che in questo momento non ci state fornendo. Grazie.